Siamo tornati qui alla stazione Termini perché oggi è uscita l'ennesima notizia che è stata arrestata una persona che è stata vista nel mio video. Chi è la persona che è stata arrestata? È il famoso accoltellatore. No, non ti hanno arrestato, non ti hanno arrestato. Parola? Non ti hanno arrestato. Andiamo allora a fermare. Dove? Andiamo tutti a fermare. Andiamo a fermare, ti hanno arrestato? Sì, ma non chi ti ha arrestato? Non ci hanno detto niente. Per favore, non mi fermare. Non mi fermare, per piacere. Tu stai tranquillo. E io la polizia. E chiama la polizia. Bene, tempo chiama la polizia. Senti, chiamo prima. Chiama la polizia. Signora, non mi fermare. Leva la mano. Quello che aveva provato a coltellarci, che noi avevamo rincontrato, che abbiamo fermato e che abbiamo mostrato, alla fine è stato riconosciuto anche da un'altra vittima. Perciò vi spiego un attimino quello che è successo quest'oggi. Ma senti, non mi rompi il ma fallo stare lontano, no. Sennò stasera no, fermo, ascolta. No, meglio che lui sta fermo. Devo parlare a non può fare niente. Oh, ascolta. Tu non c'hai li palli. Tu non c'hai li palli verso di me. No, fratello, fidati. Non c'è. Fidati. Nella vita non c'è. Ascolta. Non sono di quelli arabi. Ascolta. Di quelli africani. Ascolta. Non sa mai con chi sta parlando, ma vale per tutti. Tutti quei fenomeni che scrivevano sotto i commenti. Ma se questo vi dice non ripiallo un viso, perché lo ripiate? La privacy, un par di ciufoli si dice, lo hanno arrestato perché noi, sapendo che era un criminale, sapendo che poi l'avrebbe caricato la polizia, l'abbiamo mostrato in viso. Ed è quella la cosa più importante. Perciò proprio in questi giorni, al di là della grande attenzione che si è attivata su Termini, altri beoti, altre persone che si fregiano anche di essere degli intellettuali dei social, avevano risposto al mio video dove dicevo che c'era un qualcosa anche dietro la tendopoli. Mamma, che ci sta dietro la tendopoli, c'è sta la mafia quello. Non a caso il Parlamento ha deciso di indagare sul degrado delle grandi città, in particolare di Roma e in particolare sulla zona Termini. Perciò se il Parlamento italiano ha istituito una commissione d'indagine, mi sa che siate voi che ci arrivate col cervello. Quelli che dicono, Cicalo, ma che hai fatto a Termini? Che ho fatto? Intanto la gente riconosce i criminali che noi abbiamo fatto vedere e che abbiamo inseguito e che abbiamo mostrato. In più, oltre a questo, la stazione Termini oggi è presidiata, ma non è presidiata perché c'è sto io o c'è qualcun altro, è presidiata perché alla fine si è scosso qualcosa e la gente ha detto, oh, ma perché questo posto che noi frequentiamo e paghiamo poi alla fine è ridotto così? Questa è l'area più pericolosa della stazione, continuo a dirlo, via Manin, via Giolitti, via Gioberti. Qua succedono la maggior parte dei crimini che si consumano alla stazione. Cioè, voi avete rischiato veramente, io non ho fatto in tempo a dirvelo questa cosa qui, non è uno che gioca e lui te la dà veramente. Gli importa se tu sei uno, due, tre, intanto lui si fa, il suo obiettivo è questo. Dopodiché tu ti sai difendere? No, intanto tu fai il tuo, intanto tu tieni da, tanti i 10 pugni che tu gli dai gli passano, ma lo sfregio diventa permanente. La soddisfazione sua è lasciare qualche cosa. Qual è il problema della stazione? È che tu a un certo punto, anche se vieni scippato, rapinato, ti si crea il problema, non è che lo denunci subito o lo denunci magari non in questa zona ma nella tua zona d'appartenenza, perciò non c'è neanche la percezione di tutti questi crimini. Ogni giorno ci passa tutta l'Italia, tutti i turisti e non solo, e quando passano per di qua che cosa vedono? La situazione che troviamo in giro, ovunque casino, ovunque monnezza, ovunque tutto di tutto. Bisogna venirci sempre, bisogna denunciare sempre, bisogna stare sempre con gli occhi aperti. È un non luogo, è un posto dove avvengono tutti i misfatti principali ed è il posto dove se tu sei incolpevole, cioè non hai fatto nulla, puoi essere attaccato, aggredito, derubato. C'è rischi perché? Perché non hai fatto niente, perché sei un turista, perché sei una persona normale. È questa normalità che a Termini è la tua condanna. Ed è per questo che noi continueremo a filmare, a raccontare, a stare qui a Termini, nonostante tutto, alla faccia di chi, ah, poverino, se ti dicevano gli riprendere il viso e poi l'hanno arrestato, ah, ma non è vero, non c'è niente a tendopoli, e aprono un'indagine a livello nazionale sul degrado delle capitali, prevalentemente le grandi stazioni e tutto quello che ci gira intorno. Ma che ne sa la gente? Cioè, il problema è proprio questo. Continuate a supportarci, continuate a denunciare anche voi, continuate a mandare messaggi perché è fondamentale far sapere ovunque che ci sono problemi. Detto questo, ci vediamo al prossimo video, vi saluto, ciao!